L'Italia deve fidarsi di qualcosa nei confronti dell'Europa. È l'Europa che non rispetta i suoi trattati istitutivi ed è l'Europa in difetto con Milano e con l'Italia. Quindi cambiamola completamente, perché come ricordava il Ministro Savona nell'ultimo Consiglio dei Ministri, in uno dei passaggi fondamentali dei trattati istitutivi l'Europa si impegna a garantire piena occupazione e progresso economico e sociale. Ora i casi sono due per garantire piena occupazione e progresso economico e sociale. O i soldi ce li mettiamo noi, ce li mettono i singoli paesi, e però non mi rompi le scatole, oppure ce li mette Bruxelles e io sono la persona più felice del mondo. Una cosa non è possibile, che non ce li metta Bruxelles e che Bruxelles stessa impedisca che ce li mettiamo noi. Io, neanche se arriva Gesù Bambino, lascio la legge Fornero così com'è, perché è una legge sbagliata che blocca il mondo del lavoro, toglie diritto alla vita, toglie diritto al futuro. Quindi Mario, come dicono... Ma Tito Boeri sì, però è arrivato anche stamattina puntuale. Ma Tito Boeri potrebbe candidarsi alle primarie del Partito Democratico contro Minniti e Martina, visto che prende uno stipendio pubblico pagato dagli italiani per contestare qualunque cosa accada. È un paese strano l'Italia, dove dei funzionari pubblici, dei dirigenti pubblici che dovrebbero fare l'interesse pubblico poi possono avere simpatia o antipatia per un ministro o per un governo, invece facciano contestazioni politiche dicendo che la legge Fornero è bella così com'è, non si tocca. E io ho una faccia, ricordava Barbara, il Consiglio Comunale, ho tanti difetti, ma sono testone, e quando mi metto in testa una cosa, quando prendo un impegno, do il sangue per arrivare fino in fondo a questo impegno preso. E quindi non... secondo me cambierà. Non la faccio più. Secondo me cambieranno gli equilibri in Europa. D'altronde, io l'ho visto anche sul tema immigrazione, sul tema di mia diretta competenza, perché quando sono arrivato al Ministero ho sentito da fuori una serie di non si può, ma si fa da sempre così, è la norma, non si può cambiare, il trattato non si può cambiare, il regolamento non si può cambiare. Signor Ministro, l'immigrazione è un fenomeno epocale e ne arriveranno altre centinaia di migliaia. Abbiamo dimostrato che non era così, da 114.000 li abbiamo ridotti a 22.000. Evidentemente volere era potere, l'abbiamo fatto sull'immigrazione e la faremo anche in economia. Mi dicono che manderanno i commissari e li vado a prendere a Fiumicino con cappuccio e brioche. Tanto l'ONU manderà i commissari per verificare se siamo cattivi, violenti e razzisti. L'Europa ci manda i commissari per vedere come spendiamo i soldi degli italiani. Ricordatevi bene che gli italiani, quindi noi e voi, ogni anno mandano a Bruxelles più di 5 miliardi di euro di quattrini che non tornano indietro. Quindi ti do dei soldi per partecipare a questo club, almeno trattami con dignità e rispetto. Facciamo parte di un governo che su alcuni temi ha sensibilità diverse, ma siamo arrivati a sintesi in questi 5 mesi. Io poi non sto qua fino alla fine perché prendo l'aereo per andare a Napoli e lì in macchina per andare a Caserta. Io intendo il mio ruolo di ministro come solutore di problemi e non come creatore di problemi, e quindi ho sentito il Presidente del Consiglio prima di venire qua, non ho voglia di far polemica, non ho voglia di ridare fiato a un Partito Democratico che penso e spero starà all'opposizione per i prossimi 30 anni, e lascio divertirsi nelle sue vie interne. Però da milanese, fra milanesi, gente fa, che minga de parlà, gente fa, e quindi siccome i rifiuti non evaporano, in qualche modo il problema bisogna risolverlo, ma sono sicuro che lo risolveremo pragmaticamente. Poi a maggio 500 milioni di cittadini europei potranno scegliere di cambiare, non di distruggere, di picchiare i pugni. Io mi ricordo Renzi, vado a Bruxelles a picchiare i pugni sul tavolo. Evidentemente non ha mai trovato manco il tavolo, visto i risultati. A me non interessa picchiare più i risultati, però la direttiva Bolkestein va cambiata, il sostegno agli agricoltori e pescatori italiani non va messo neanche lontanamente in discussione,
e alcuni regolamenti che danneggiano il Made in Italy vanno cambiati, perché noi abbiamo gli artigiani e gli imprenditori migliori al mondo, che non hanno niente da imparare dai francesi e dai tedeschi, men che meno dai lussemburghesi. E quindi vi do il mio impegno che faccio il ministro dell'interno con il massimo impegno e la massima passione possibile, e mi occuperò delle elezioni europee da maggio in avanti, però non lascio il futuro dei miei figli nelle mani di qualche burocrate che, finito di fare il commissario europeo, va a fare il consulente per qualche multinazionale o agenzia di rating che poi strangola il nostro paese. Questo è un impegno che io vi do a cuore aperto. Famoso Goldman Sachs, ogni riferimento è casuale. Ti faccio buona nata, perché credo che i governatori abbiano due osservazioni, poi se hai tempo ancora per una domanda prima di scappare. Sì. Però una veloce con risposta immediata. Visto che hai citato il ministro Savona, si legge ripetutamente in queste ore che, di fronte appunto a questa sfida con l'Europa, il ministro Savona, che diciamo è una colonna portante, insomma anche l'autorevolezza, la storia di teorizzare tutto quello che dice, si sia spaventato e ci stia ripensando. L'ho letto almeno tre volte negli ultimi due giorni. Tu, che hai modo di confrontarti, credo, quotidianamente, è così o no? È più gagliardo che mai. Purtroppo, non avendo un'opposizione parlamentare, perché non c'è un'opposizione parlamentare, né da una parte né dall'altra, ma oggi ho letto una cosa incredibile. Cioè, oggi il Fatto Quotidiano mi dedica il titolo d'apertura. E secondo questi fenomeni del Fatto Quotidiano, io starei facendo la battaglia per tutelare la salute dei napoletani, dei campani, ma degli italiani, perché nel 95-96, i milanesi se lo ricorderanno, ero consigliere comunale con Marco Formentini sindaco, quando ci fu la privatizzazione dell'ARM, dell'allora azienda energetica municipale, come consigliere comunale, per dare l'esempio alla città del fatto che credevamo nella nostra azienda e nel fatto che diventasse patrimonio comune dei cittadini, comprai qualche azione che è lì da 20 anni ed è, attenzione, un gruzzolo che a oggi vale circa 4.500 euro. Quindi una speculazione della Madonna. E secondo quei geni del Fatto Quotidiano, io sto facendo la battaglia per tutelare la sanità in Campania e in Italia, per valorizzare le mie azioni di A2A. Che se da 1,3 passassero a 1,5, mi portano in saccoccia tra i 120 e i 130 euro. Quindi voi capite bene che se la politica ha dei problemi, anche una parte di giornalismo ha dei seri problemi. Perché se questa è l'inchiesta, mi autodenuncio, anzi, lo dico qua, ho circa 3.000 euro di azioni di Enel, ma questo non confligge col mio... E ai tempi comprai anche delle azioni, c'è sempre... Ero povero allora e non mi sono arricchito con la politica, ho circa 3.000 euro anche di Acea, di quella di Roma, e lì è già più complicata la situazione dei rifiuti a Roma. Però, quindi è un ammontare complessivo del patrimonio azionario del ministro Salvini che è intorno ai 10.000 euro, su cui io speculo in borsa ovviamente dalla mattina alla sera. Scherzi a parte, ci sono enormi interessi economici in ballo. Ovunque tu ti muova vai a toccare interessi economici stratificati da anni. Guardate la reazione del presidente del CONI quando abbiamo messo in discussione l'elefantiaco impianto dello sport italiano, dicendo: rimettiamo il timone in mano alle federazioni e allo sport di base, perché lo sport non sono solo i milionari che stanno in cima. Lo sport sono soprattutto i ragazzini, i dirigenti, gli allenatori che a 0 euro il sabato e la domenica occupano milioni dei nostri ragazzi. Tocchi degli interessi lì, tocchi degli interessi sulle multinazionali, tocchi degli interessi sulle lobby di alcuni grandi settori, e penso al tabacco e penso ai giochi. Io penso che mi abbiate votato e ci abbiate votato per rimettere al centro la trasparenza, il denaro pubblico speso bene e l'interesse dei cittadini. E se non mi fanno saltare, io vado fino in fondo, ve lo assicuro. Grazie,
questo scontro che c'è tra Italia e Europa, la Lombardia si mette un po' sopra, la Lombardia è sempre stata più vicina all'Europa, molto più vicina all'Europa di tutte le altre, molte, di buona parte delle altre regioni d'Italia, e in questo momento c'è anche una partita aperta per l'autonomia della Lombardia. Allora, come si mette la Lombardia qui in mezzo? Buongiorno direttore, buongiorno a tutti, anch'io grazie per l'opportunità di essere qui con voi oggi. Io credo che io invece non ho azioni di nessun genere, quindi non posso, io sono sfigato, non mi fanno neanche indagini, non c'è niente. Adesso le comprerò così magari creo qualche dubbio. No, dicevo, io credo che quella che l'ha introdotto sia veramente il vero grande motivo per il quale in questo momento stiamo tutti lottando. Io credo che l'autonomia sia la riforma che riuscirà a dare un diverso futuro alla nostra regione, ma io dico a tutto il paese, perché vede, oggi ci sono alcune regioni che stanno cercando di fare marcia contro questa riforma, ma forse perché non si rendono conto di quelli che sono i vantaggi che anche queste regioni potrebbero avere dall'autonomia. È chiaro, è una scommessa l'autonomia, è una scommessa nella quale si mettono in gioco innanzitutto gli amministratori, i governanti delle regioni, perché quando avranno più competenze e avranno qualche risorsa in più, beh, saranno chiaramente responsabili di quello che avviene nella loro regione, e se non sono in grado di amministrare bene, se non sono in grado di dare quei risultati che la gente si aspetta, beh, saranno direttamente responsabili. Ma dicevo, questa dell'autonomia è un percorso che grazie al cielo sta giungendo al termine. Oggi ho ascoltato il ministro Salvini durante un'intervista dire, anche perché il ministro Salvini ha un'ottima memoria, quindi si ricorda le cose che ha detto il giorno prima, alcuni dei nostri giornalisti no, ma va bene così, dicevo, ha detto che entro la fine dell'autunno porterà al Consiglio dei Ministri il nostro progetto. Noi come Regione Lombardia, ma anche la Regione Veneto, anche la Regione Emilia hanno già mandato... Fine dell'autunno vuol dire 21 dicembre? 20 dicembre in Consiglio dei Ministri? Questo è l'impegno che è stato, ma anche perché ormai è stato fatto tutto. Sì, lo so che è stato tutto, ma dovrebbe già, e siccome io avevo intervistato il ministro Stefani, che aveva detto entro ottobre, poi c'è stato, e sarà la mia successiva domanda al ministro, qualche problemuccio, però se è il 20 dicembre mi sembra un... Non me ne voglio il ministro Stefani, ma credo di più al ministro Salvini. Ah già, sicuramente. No, io credo che veramente il lavoro è stato fatto. Quest'estate noi abbiamo tenuto aperti i tavoli anche nel mese di agosto, in settembre, abbiamo completato i confronti con i vari ministeri, abbiamo realizzato quello che è il progetto definitivo che potrà essere approvato dal governo, dovrà essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal singolo Presidente di Regione, e che poi verrà trasmesso al Parlamento perché si trasformi in una legge, e sarà la legge più innovativa degli ultimi 50 anni in questo Paese. Grazie governatore. Governatore Federica, sul fronte ambientale il momento di, diciamo, di scontro decisivo, quasi storico. Poi tu sei governatore, ma vieni anche da un'esperienza importante a livello nazionale, quindi l'avevi, diciamo, dai due punti di vista. Come finisce? Intanto ringrazio anche io gli organizzatori, perché discutere l'Europa, credo intanto che la forza politica alla quale appartengo, e ci tengo a iniziare in questo modo, sia l'unica che sta difendendo un possibile futuro dell'Europa. L'alternativa non è avere l'Europa così com'è, perché indipendentemente da Lega o non Lega, quando un'istituzione che dovrebbe rappresentare i cittadini non li rappresenta più e non opera rispetto agli interessi dei cittadini e delle imprese che compongono l'Europa, è un'istituzione destinata a scomparire. Quindi o c'è un forte cambiamento radicale in Europa, oppure il futuro non c'è. Faccio questo con un esempio molto concreto. Io oggi sono impegnato insieme a tutta la mia maggioranza in Friuli-Venezia Giulia ad apportare la legge di bilancio. Abbiamo inserito una misura che penso di buon senso, che è quella di dare un forte detrazione IRAP per tutte quelle imprese che riassorbono persone uscite da crisi occupazionale. Ti ricordi che ho preso questo impegno in campagna elettorale con te, Mario? Che... Cosa diciamo? Che c'è un omaggio intorno ad essere fatto tutti? Avevo fatto una cosa innovativa, cioè nel senso, invece di dare l'ammortizzatore sociale fino a se stesso, noi diciamo, se tu impresa
assumi quella persona, ovviamente c'è una deduzione maggiore rispetto all'età della persona, noi ti riconosciamo un vantaggio competitivo in termini di fiscalità. E non soltanto quindi ridiamo competitività all'impresa, ma ridiamo dignità del lavoro al cittadino, che non ha più l'ammortizzatore sociale ma lo rimettiamo nel percorso lavorativo. Ebbene, io questo devo usare mille stratagemmi, stare sotto i 200.000 euro, perché altrimenti entro negli aiuti di Stato. Ma a voi sembra normale che non possiamo fare delle politiche per l'occupazione e per la crescita delle imprese, perché altrimenti, perché l'Europa mi dice che non posso farlo? E non sto facendo una concorrenza sleale, sto semplicemente cercando, utilizzando la leva fiscale, di rimettere i cittadini nel mondo del lavoro in modo virtuoso. Quell'impresa mi risolve un problema, i soldi invece di darli per non fare nulla li do all'impresa per essere competitiva, il cittadino può avere una prospettiva, vuol dire che rilancia anche i consumi interni. Perché un cittadino che non ha più, non sa quello che accadrà domani, sarà l'ammortizzatore sociale, ma un cittadino che avrà la stabilità del lavoro. E questa è un'Europa che non può esserci, non può esistere. Di più, devo dire che noi siamo particolarmente anche sensibili al tema, perché poi confiniamo con due paesi che si chiamano Austria e Slovenia, che giustamente utilizzano la leva fiscale per essere competitivi. Allora, o noi ci mettiamo in un'ottica nel quale il paese, ma dico anche i singoli territori, possono operare per dare prospettive ai propri impianti produttivi e attirare investimenti, altrimenti semplicemente noi continueremo col fatto che a me fanno 3 km dalla Slovenia dall'Austria, e uno di guarda, fai un chilometro di qua, apri l'impresa di qua, dai posti di lavoro invece che agli italiani, ai friulani, ai giuliani, ai liberali, ai sloveni, ed è finito il discorso. E questo penso che sono le cose da combattere, perché poi, guardate, il 2,4-2,3% non cambia nulla, ma i primi che lo sanno sono quelli che lo contestano. Sanno benissimo che stanno utilizzando la virgola in realtà per fare una battaglia politica. Chi vuole tenere lo status quo in Europa e chi vuole cambiarlo. E noi non possiamo ovviamente impaurirci per lo 0, perché altrimenti non sarebbe lo spread se va a 150-300, ma disegnare già oggi un futuro drammatico per i nostri figli, e non possiamo permetterci. Grazie, ma proprio perché lo scontro è politico, Ministro, la domanda che poi si fanno tutti, che fanno, ti immagino, ti faranno tutti, perché non è che facciano tanto paura agli ispettori, le previsioni dell'Europa sul PIL, io ho fatto il corso, sono andato a vedermele, negli ultimi 10 anni hanno sbagliato 9 volte su 10, cioè le previsioni sul PIL su cui ci chiedono di cambiare la nostra manovra sono state sbagliate 9 volte su 10 negli ultimi 10 anni. L'ispettore del Fondo Monetario Internazionale, che è più di uno di quelli che tu ti candidi ad andare a prendere l'aeroporto, era stato nel 2014 e nel 2015 l'ispettore della Grecia, salvo distruggere la Grecia e poi dire 2 anni dopo e sì, in effetti in Grecia abbiamo sbagliato tutte le ricette. Quindi non fanno prova, perché come diceva il governatore Federica adesso, non è una questione economica, è una questione politica. E questo credo che ormai sia evidente, almeno sia questo stato raccontato, ma proprio perché lo scontro politico dipende anche molto poi dalla forza politica di questo conto. Quindi la domanda che non ci si può non fare, che si fanno tutti, è naturalmente sulla tenuta, perché un giorno sono gli inceneritori, l'altro giorno se è il caffè con Berlusconi e l'altro giorno è un'altra cosa, tiene o non tiene di fronte a uno scontro così importante e così epocale e questo accordo e questo contratto. Farò tutto quello che è possibile e sono convinto che così andrà a finire, perché questo governo arrivi alla fine e mantenga uno per uno tutti gli impegni firmati nel contratto di governo. Rivendicando il diritto a bere il caffè con chi ritengo di incontrare per bere il caffè, perché questo non c'è nel contratto di governo, il divieto di caffè. Però sono l'ultimo che si fa condizionare dai sondaggi nel bene e nel male, mi inorgoglisce andare in giro per strada e trovare dal taxista all'amministratore delegato della multinazionale, al netturbino, al panettiere che mi dice mi raccomando non mollare, mi raccomando non mollate, perché o sono tutti vittima di una grande suggestione per cui Salvini iniette paura per poi raccogliere consenso. Gli italiani sono molto più svegli di quanto qualche analista e qualche sondaggista li faccia, fortunatamente, però se firmo un impegno, questo impegno lo porto fino in fondo. Vi devo dire che anche dal punto di vista economico sicuramente ci sono
delle diverse sensibilità su cui ci mettiamo al tavolo, un'ora, due ore o sei ore se serve, e le risolviamo. Però ad esempio, faccio un esempio, la vicenda Ilva, che il mio amico Luigi Di Maio aveva trovato incasinata sulla scrivania, io l'ho visto leggere centinaia di pagine, incontrare decine di imprenditori, di sindaci e di sindacalisti, e l'ha chiusa velocemente, molto più brillantemente di quanto quel genio di Calenda non sia riuscito a fare in qualche anno. E quindi, se c'è la buona volontà, se c'è la trasparenza, se c'è la voglia di fare, io vi dico che andiamo fino in fondo. E quindi rimane solo quello, farci litigare, farci polemizzare. Certo, l'uscita di qualcuno ogni tanto non aiuta, per carità di Dio, però io sono testone, quindi se firmo un impegno, su quell'impegno vado fino in fondo. La preoccupazione non sono i commissari europei, gli ispettori dell'ONU. L'unica leva che hanno per sovvertire le regole della democrazia e le scelte degli italiani è la leva della finanza. Su quello possono agire, sullo spread, sui mercati, perché poi va a incidere sulla vita, sul lavoro e sul risparmio e sul credito quotidiano, perché già le banche facevano fatica a fare credito prima. È chiaro che se alzi l'asticella è ancora più difficile per un artigiano o per un piccolo imprenditore avere accesso al credito. Quindi la battaglia è molto più grande di quello che si pensi. Il problema non è Juncker o Moscovici, il problema sono alcune persone che faranno di tutto per mettere il governo e l'Italia in condizioni di essere costretta a svendere le splendide aziende che ancora lavorano nel nostro paese. Vi do la mia parola d'onore, sarà l'ultima delle cose che faremo, anzi non la faremo neanche dipinta sul muro. Le aziende sane italiane rimarranno in Italia. Certo. No, non è un sospetto, è una certezza. La certezza che vogliono prendersi di quello che ancora resta. Ma tu pensi che alla grande multinazionale, al commissario europeo, interessi veramente la legge Fornero, il diritto allo studio? O gli aiuti alle aziende friulane, o la pedemontana lombarda, o le assunzioni dei vigili del fuoco per cui ho messo i soldi in manovra di bilancio? Evidentemente no. Hanno fatto il tentativo con la piccola Grecia e vogliono provare a fare il colpo grosso. Se ci sono riusciti coi greci, non ci riescono col nostro paese. L'economia italiana è sana, il sistema economico e creditizio è sano e abbiamo uno dei risparmi privati più elevati al mondo. 5 miliardi di euro che, per incertezza, ciascuno di voi, chi pochi e chi tanti, chi 10.000 e chi 500.000, ha in casa, ha nel fondo X, ha col promotore finanziario, lì vogliono arrivare. E io vi do la mia parola d'onore che mai e poi mai noi metteremo mani a quei risparmi con nessuna patrimoniale, nessuna tassazione di nessun genere. Il rischio è quello di una patrimoniale mettere in ginocchio l'Italia e esporla agli squali che ci vogliono comprare. Questo è quello che tu vedi come rischio possibile. Ragazzi, ci sono interessi economici di alcuni bilioni di euro, di centinaia di miliardi di euro in ballo, quindi non è gente che va per il sottile o si occupa dell'autonomia della regione Lombardia o della manutenzione degli edifici scolastici in Puglia o in Sicilia. È altro che interessa a questa gente. Dobbiamo essere compatti, perché quando uno squalo si avvicina, se gli fai sentire l'odore del sangue, è finita. Noi siamo Davide contro Golia, 9 volte su 10 vince il gigante. Io sono convinto che questa volta il gigante siamo noi e sia l'Italia, e quindi si rassegnino, la loro speculazione non andrà da nessuna parte e il governo va fino in fondo. Però un'ultima domanda, ma non c'è il rischio che però nel mantenere questo accordo si rischia un po' di danneggiare quelle imprese, non so, faccio l'esempio appunto l'ultimo degli inceneritori, faccio l'esempio delle infrastrutture per esempio, e quindi nelle differenze che inevitabilmente ci sono, perché l'accordo, l'avete detto, l'avete detto tutti e due molte volte, è fatto tra due forze diverse che non sono la stessa cosa. Allora, hai descritto bene qual è il rischio, la difesa però
a un vizio, il vizio che se non si valorizzano poi quelle imprese che soprattutto qui al nord in un tipo di politica economica hanno il loro sviluppo, poi si indebolisce lo stesso, si indebolisce il contratto, ma si indebolisce anche quel tessuto economico che invece si vorrebbe difendere. Non c'è questo rischio. Noi abbiamo mantenuto alcune iniziative che abbiamo ereditato dai governi passati, perché solo un cretino arriva e fa piazza pulita di tutto quello che c'era prima, quindi il bonus sull'edilizia, il bonus sulle ristrutturazioni, il bonus sull'antisismico, alcuni passaggi del 4.0 che avevano un senso li abbiamo mantenuti, finanziati e prorogati, abbiamo sterilizzato con 12 miliardi di euro il conto che ci hanno lasciato quelli di prima, perché Renzi, Monti, Letta, Gentiloni fanno i fenomeni, ma come sono come quelli che vanno a prendere il caffè al bar del paese, ne prendono 5 e escono senza pagare, tanto paga quello che arriva dopo. E quindi noi di botto ci siamo trovati 12 miliardi di euro di aumento IVA da sterilizzare, perché i geni di prima avevano speso quello che non avevano in tasca, e questo è bene ricordarlo. Ma ci abbiamo messo di più, ci abbiamo messo l'avvio della flat tax, sicuramente il primo passo, però almeno 1 milione di partite IVA nel 2019 pagheranno solo il 15% e avranno una semplificazione burocratica enorme. E per molte imprese la burocrazia è una tassa anche più gravosa della stessa pressione fiscale. Sono stato qua in via Tortona sabato all'assemblea della CNA degli artigiani, e siccome non sono nato imparato ma sono curioso e attento per natura, mi hanno detto che c'è ad oggi una detraibilità dell'IMU sui capannoni che è ferma al 20% da anni, nonostante le promesse di tutti quelli che c'erano prima. E ovviamente il capannone non ti dà reddito, il capannone è uno strumento fondamentale per fare il tuo lavoro, perché non puoi fare impresa o artigianato in mezzo alla strada. Io mi sono preso l'impegno, ci sta lavorando Dario Galli, ci stiamo lavorando giorno e notte in queste ore per valutare la possibilità di portare a casa un emendamento che porti dal 20 al 50% la detraibilità dell'IMU sui capannoni, per dare ossigeno a questi imprenditori. Quindi ci arriviamo, la TAP si fa e significa energia meno cara per famiglie e imprese, la pedemontana in Lombardia e in Veneto si fa, il terzo valico è fondamentale e si fa, sto aspettando il rapporto costi e benefici sulla TAR, io sono una persona che rispetta i numeri, io faccio politica fondata sulla passione ma sui numeri, ho una mia idea. Questo paese ha disperato bisogno di più infrastrutture, non di meno infrastrutture. Se stai fermo non sei felice, se stai fermo non vai avanti. Però l'impegno è... Reddito di cittadinanza, abbiamo messo una serie di accorgimenti nel nome dell'efficacia e della trasparenza, per cui non sia sul modello, siamo partiti dal modello lombardo, per cui non sia un tantum senza limite, senza regole, senza misura, ma ci sono paletti di reddito, devi rispondere positivamente alle domande di lavoro che ti arrivano, andrà a eliminare tutti gli altri bonus che vengono sommati per evitare che chi sta a casa vada a percepire di più di quello che si alza alle 5 della mattina per andare a tirare su la sarcinesca del negozio, e quindi non siamo lì a osservare le stelle, mettiamola così. E sono, fammelo dire, siamo al governo da 172 giorni, io lo sto vivendo come al servizio militare, che ogni giorno ne spunto una, ma non per dire meno uno all'alba, per dire anche oggi lo stipendio me lo pagano gli italiani, e anche oggi devo dare un senso allo stipendio che gli italiani mi pagano, sono felice di quello che abbiamo fatto in questi 172 giorni e ne sono orgoglioso. Così come ti piace, sì. Come c'è nel contratto vuoi. Quello che c'è nel contratto mi piace. Vabbè. Posso volare a Napoli e augurarvi buon lavoro. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Vietato alzarsi. Vabbè, noi facciamo ancora perché insomma i